Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi il Vangelo ci presenta la parabola del seminatore. Quella della semina è un'immagine molto bella e Gesù la usa per descrivere il dono della sua parola. Immaginiamo un seme, è piccolo, quasi non si vede, ma fa crescere piante che portano i frutti. La parola di Dio è così. Pensiamo al Vangelo, un piccolo libro, semplice e alla portata di tutti, che produce vita nuova in chi lo accoglie. Dunque, se la parola è il seme, noi siamo il terreno. Possiamo riceverla oppure no. Però Gesù, buon seminatore, non si stanca di seminarla con generosità. Conosce il nostro terreno, sa che i sassi della nostra incostanza e le spine dei nostri vizi possono soffocare la parola. Eppure spera sempre che noi possiamo portare frutto abbondante. Così fa il Signore e così siamo chiamati a fare anche noi, a seminare senza stancarci. Ma come si può fare questo, seminare continuamente senza stancarsi? Facciamo qualche esempio. Pensiamo ai genitori, anzitutto i genitori. Essi seminano il bene e la fede nei figli e sono chiamati a farlo senza scoraggiarsi, se a volte questi sembrano non capirli e non apprezzare i loro insegnamenti o se la mentalità del mondo rema contro. Il seme buono resta. Questo è ciò che conta e attecchirà a tempo opportuno. Ma se, cedendo alla sfiducia, rinunciano a seminare e lasciano i figli in balia delle mode del cellulare, senza dedicare loro tempo, senza educarli, allora il terreno fertile si riempirà di erbacce. Genitori, non stancatevi di seminare nei figli. Guardiamo poi ai giovani. Anche loro possono seminare il Vangelo nei solchi della quotidianità. Ad esempio con la preghiera. È un piccolo seme che non si vede, ma con il quale si affida a Gesù tutto quello che si vive. E così lui può farlo maturare. Ma penso anche al tempo da dedicare agli altri, a chi ha più bisogno. Può sembrare perso, invece è tempo santo, mentre le soddisfazioni apparenti del consumismo e dell'edonismo lasciano le mani vuote. E penso allo studio, è vero, è faticoso e non subito appagante, come quando si semina, ma è essenziale per costruire un futuro migliore per tutti. Abbiamo visto i genitori, abbiamo visto i giovani. Adesso vediamo i seminatori del Vangelo. Molti bravi sacerdoti, religiosi e laici impegnati nell'annuncio, che vivono e predicano la parola di Dio spesso senza registrare successi immediati. Non dimentichiamo mai, quando annunciamo la parola, che anche dove sembra non succeda nulla, in realtà lo Spirito Santo è all'opera e il Regno di Dio sta già crescendo attraverso e oltre i nostri sforzi. Perciò, avanti con gioia, cari fratelli e sorelle, ricordiamo le persone che hanno posto il seme della parola di Dio nella nostra vita. Ognuno di noi pensi come è incominciata la mia fede. Magari è germogliato anni dopo che abbiamo incontrato i loro esempi, ma è successo proprio grazie a loro. Alla luce di tutto questo possiamo domandarci: io semino del bene? Mi preoccupo solo di raccogliere per me o anche seminare per gli altri? Getto qualche seme di Vangelo nella vita di tutti i giorni? Studio, lavoro, tempo libero?
Mi scoraggio o come Gesù continuo a seminare anche se non vedo risultati immediati? Maria, che oggi veneriamo come la Beata Vergine del Monte Carmelo, ci aiuti a essere seminatori generosi e gioiosi della buona notizia. Angelus Domini, nunc abit Mariae.